Avete pensato di farvi un hamburger con questi? Avete sbagliato! Oggi lo rifaremo insieme con una ricetta facilissima e una variante gourmet alla barbabietola. Benvenuti nella mia cucina, picciotti! Io sono Giorgia, per chi non mi conoscesse, insegno cucina siciliana e sono appassionata del mondo della cucina gourmet. Se non l'hai già fatto, iscriviti al canale cliccando qui sotto il tasto iscriviti e mi raccomando, attiva la campanella delle notifiche per non perderti tutti i miei prossimi video. Come vi ho già detto nelle anticipazioni, oggi cucineremo insieme i panini con gli hamburger, perché basta, non se ne può più dei panini confezionati, ma soprattutto oggi faremo una magia perché li renderemo colorati. Prima di iniziare però vorrei fare degli accorgimenti relativamente alla purea di barbabietola che troverete negli ingredienti. Io l'ho ottenuta frullando con un buon mixer delle barbabietole precotte che trovate nel supermercato al banco frigo della frutta e verdura con un po' di latte kefir. Ho poi pesato la quantità necessaria per la mia ricetta e quella che mi è rimasta non l'ho gettata, perché con quella ho creato un ketchup da inserire come ingrediente all'interno del nostro hamburger che troverete prossimamente nei miei reel su Instagram, quindi andate a guardare. In alternativa, se avete invece un estrattore, potete ricavare dalle barbabietole il succo occorrente e inserirlo poi miscelando le dosi a metà e metà con il latte kefir all'interno del nostro impasto. Detto questo, picciotti, non ci resta altro che iniziare, quindi namorin in cucina! Tutte le dosi per questa ricetta le trovate giù nell'info box e comunque ve le dirò durante lo svolgimento. Versate 420 g di farina in una ciotola. Aggiungete poi 40 g di zucchero e mescolate per amalgamare gli ingredienti secchi. Incorporate un uovo e un tuorlo, 10 g di lievito secco sciolto in acqua e 175 ml di purea di barbabietola mista al latte kefir. Mescolate con un mestolo di legno per 3 o 5 minuti o aiutandovi con le mani, sin tanto che non otterrete un impasto omogeneo e abbastanza liscio. A questo punto aggiungete 25 g di burro e continuate ad impastare sin tanto che non sarà incorporato totalmente all'impasto. Una volta fatto, trasferitele su un piano infarinato e continuate a lavorare per 10 minuti. Aggiungete poi 5 g di sale e lavorate ancora per altri 5 minuti. Se avete una planetaria, usatela, questo è il mio consiglio, vi risparmierà tempo e fatica. Quando l'impasto non si attaccherà più alla vostra superficie, è pronto. Create una palla e ponetela in una ciotola pulita e unta d'olio. Copritela con la pellicola e lasciatela lievitare in un posto caldo e asciutto per 1 ora e 30 minuti. Trascorso questo tempo, riprendete l'impasto e trasferitelo su un piano. Sgonfiatelo leggermente e dividetelo in 6 parti di egual peso per ottenere dei bun di medie dimensioni. Se invece volete ottenere dei panini più piccoli, dividetele in 8. Con queste create delle palline, facendo bene attenzione che siano chiuse sul fondo, affinché non si aprano durante la cottura. Non preoccupatevi, con l'esperienza farete sempre meglio. Mettetele su una teglia infarinata e copriteli con la pellicola, lasciandola aperta alla sua estremità. Fate lievitare ancora per 1 ora. Trascorso questo tempo, spennellateli con un albume rimasto a cui avrete aggiunto un cucchiaino di barbabietola. Coprite con i semini a piacere, potete anche non metterli, è facoltativo, e cuocete tutto in forno statico a 190 gradi per 15-18 minuti. In questo caso io vi consiglio di cuocerli per 15 per non alterarne troppo il colore. Sfornateli e i nostri panini alla barbabietola sono pronti. Chiamateli bun se volete fare gli esperti. Eccoci qui, picciotti, spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se sì, lasciatemi un bel like in fondo al video e mi raccomando, scrivetemi nei commenti quale panino vorreste vedere nelle prossime ricette, perché picciotti davvero si può fare in tutti i gusti, ad esempio al carbone vegetale, al nero di seppia, al pistacchio, alla curcuma, allo zafferano, alla zucca, ce ne sono davvero per tutti i gusti e palati, quindi fatemi sapere e mi raccomando, ricondividete la ricetta su Facebook o su Instagram con i vostri amici amanti del buon gusto. Alla prossima! E come vi dico sempre io, mangiate con gusto ma anche con gli occhi.